Ezechiele vide la ruota. Questa è la ruota che Ezechiele disse di aver visto. Questi sono oggetti volanti non identificati, che gente di oggi asserisce di aver visto. Sono la prova dell'esistenza di una forma progredita di vita e cultura su altri corpi celesti, oppure che altro sono? L'Aeronautica Militare degli Stati Uniti si è assunto il compito di investigare su questa misteriosa materia per giungere alla verità. Ciò che state per vedere sono estratti d'archivio del progetto Blue Book, documenti di una ricerca ormai ventennale. Joshua Fletz, la città dei dischi volanti. La prossima invasione sarà di turisti. È già in atto a giudicare dagli striscioni. Buongiorno, serve qualcosa? Lei, il signor Clay? Vorrà scherzare. Principale? Cosa c'è? Dite. Herr Clay? In persona, e questo è Jim Palmer. Della Gazzetta Locale. Un momento, cos'è quello? Un magnetofono. Appunto. Farà bene a spegnerlo se chiacchiera con me. Sergente Fitz, e Maggiore Gatling, divisione tecnologica delle forze aeree. Oh, gente di Washington. Ci aspettavamo una visita del genere. Che pensa l'Aeronautica Militare dei fatti di Joshua Fletz? È un po' presto per dirlo. Siamo qui per questa foto apparsa ieri su un quotidiano di Los Angeles. La conosce? Sì, sì, è la nostra. Il giornale dice che è stato lei a scattarla, signor Clay. Non è più un segreto per nessuno. Quello è l'ordigno che lei ha visto? Dal momento che l'ho fotografato, non le sembra una domanda superflua? Forse sì, forse no. Tutto si può fotografare. Allora le rispondo che ho fotografato ciò che ho visto. Da quanto si sa, sono migliaia le persone nel mondo che hanno visto per aria cose simili. Qua ci sono tre o quattro persone oltre a lui che l'hanno visto. Potrei sapere i loro nomi? Beh, per cominciare l'ha visto Dev McKay, che era col taxi alla stazione ferroviaria. Già, e poi Barney Tomlinson, il proprietario dell'Angel Bar. Anche Liz Newton dice di averlo visto, e George Latourette, il gestore del nuovo motel. Assente lui, ha visto qualcosa in cielo quella notte. E nessun altro. Ho capito, grazie. Però mi pare un po' strano che in una città così piccola così poca gente abbia visto un oggetto volante delle dimensioni da lei descritte. Non è strano, era oltre la mezzanotte. Qui la gente lavora sodo e va a letto presto la sera. E lei tiene aperto fino a quell'ora? No, ma che, figuriamoci. Tornavo a casa dopo la partita a poker quando l'ho visto. E aveva la macchina fotografica? Sì, era rimasta nell'automobile. Dopo una festa di battesimo a cui ero stato invitato, un colpo di fortuna. Potrebbe farci vedere quell'apparecchio? Sì, se ci tiene. L'ha mandata lei la foto a questo giornale, signor Pover? Un colpo niente male. Herb ha chiamato lo sceriffo nel capoluogo di contea. Io lavoro anche da telegrafista. E il collega di quell'ufficio mi ha fatto il favore di passare il pezzo. Eccola. Polaroid. Sì, si compra in qualunque posto. Non le sta bene? Questo tipo di macchina non ha negativo. E noi speravamo di averla. Posso darle un'occhiata? Io non vedo perché, ma se le fa piacere. Diciamo così. Senta, potremmo vedere il posto in cui ha atterrato questa macchina? Jim?
Io dovevo vedere Tom Farley. Chiamalo e digli che sono nello spiazzo del disco volante con questi due militari. Può raggiungermi lì o aspettarmi al distributore? D'accordo. Vi accompagno, venite. Quello è il posto. Dove era lei quando ha fatto la fotografia? Pressappoco qua. Un po' più avanti o un po' più indietro. Ora non ricordo. Ah, scusa, piccolo. Quell'aggeggio è venuto giù di pancia ed è risalito come un fuso. Vuoi raccontarci in dettaglio, da capo a fondo, che cosa ha visto? Certo che posso, ma niente registratore, eh? Il sergente prenderà appunti. Il mio avvocato dice che ci sono delle riviste, magari anche delle televisioni, che pagherebbero per saperlo. Ha detto una cosa verissima, ma a noi serve solo per un rapporto d'ufficio, un materiale riservato. D'accordo. L'ho detto soltanto perché sappiate che ai miei diritti non rinuncio. Dunque, vediamo. Lasciai il bar di Tomlinson all'incirca verso le 11 o giù di lì. E il locale chiamato Angel Bar? C'è una sorta di retrobottega. Lì si mangia e si beve mentre si gioca a poker. Io comunque me ne stavo tornando a casa quando tutto a un tratto vedo questa luce nel cielo. Aveva una forma oblunga come una palla ovale. Lì per lì penso a un aeroplano, ma gli aerei hanno luci intermittenti. Man mano che scende mi rendo conto di quanto è grosso, lungo almeno 30 metri. Era chiaro che intendeva atterrare qui intorno. Lo vedo venire giù per le colline e poi lo sento. Vi assicuro che la prima idea è stata di voltare la macchina e battermela. Ma poi ha vinto la curiosità di vedere cos'era. E ho visto. Osservare e per studiare. Di agli esseri della tua specie che torneremo presto e che daremo la luce creature della nostra razza. Non hai nulla da temere. Nulla da temere. Allora sono montato in macchina e sono filato via più in fretta che potevo. E dopo cosa ha fatto? Appena arrivato a casa ho chiamato lo sceriffo nel capoluogo. Io abito solo, sono vedovo. A qualcuno dovevo dirlo. Mi ha assicurato che si interessava, che chiamava voi del Blue Book. E quei due hanno detto che sarebbero tornati? Precisamente così. Perciò abbiamo messo dei vigilanti la notte. A fare le guardie al cielo? Sì, turni di guardia. Ci sono sempre due uomini in servizio pronti a dare l'allarme. Tutta la città concorre e alcuni vengono da fuori. Quegli esseri strani, marziani o li chiami come vuole,
Mi avevano inchiodato su due piedi come una statua. Ma non mi hanno torto un capello. Clay! Ciao, Tom. Tom Ferley, il maggiore e il sergente. Gethryn. Tom è il capo del consiglio comunale. Oh, chiamarmi sindaco è troppo per quel che mi pagano. Vedo che non avete perso tempo, siete già sul luogo del delitto. Vi ha raccontato la sua avventura? Sì, signore. Il vostro programma prevede che stiate qui un pezzo? Il tempo necessario per controllare tutti gli avvistamenti. Come ha detto? Intervistare quelli che hanno visto l'UFO. Oh, ma nessun altro l'ha visto bene quanto l'amico Clay. La foto gliel'hai mostrata, Earl? Sicuro. E allora dovrebbe bastarvi. Ammetto che è qualcosa, ma ci servono altre prove. Maggiore, io non sono il tipo che li vede le bucce agli altri. Ma nel caso suo ho l'impressione che lei giudichi le nostre parole un mucchio di falsità. Il nostro compito non è prestar fede alle testimonianze, bensì trovare le prove che un fatto è avvenuto oppure no. E se è avvenuto, spiegarne il perché. Ho capito. Mi pare onesto. Probabilmente dovrete alloggiare al motel, sempre che vogliate trattenervi. In tal caso io sono a vostra disposizione. Sì, molte grazie. Ora però dobbiamo effettuare delle verifiche in questa zona. Gli strumenti sono nell'auto del signor Clay. Grazie. Ti avevo detto di star lontano da qui, sì o no? Guarda che se ci ripesco un'altra volta, lo dico al signor Barney che ti fa blu con la frusta. Hai capito? C'è di buono che esiste un ufficio postale? A Wright Patterson ho detto che avranno la foto domani. Ha detto che non c'è negativo? Hanno brontolato, ma li ho pregati di fare del loro meglio. Sbaglierò. Ma ad ogni parola che sfornava quel cowboy del distributore, un diavoletto mi diceva, è una balla. È probabile. Ma se un cowboy lunare avesse descritto l'arrivo dei nostri cosmonauti, si sarebbe espresso nello stesso modo. Fin troppo ovvio. L'ovvio non è per forza falso. Cioè? Se abitanti del cosmo verranno a farci visita sulla Terra, useranno il nostro stesso sistema. Oh, via, chi percorre milioni di miglia nello spazio possiede una tecnologia a livelli che noi non ci sogniamo nemmeno. È la filosofia di Graham Greene. La filosofia di chi? Greene è uno scrittore profondo. Ha scritto, mai potrei credere in un Dio che si facesse capire. E io ho detto questo? Molto meno bene, ma all'incirca. Avanti! Il maggiore Gethryn, Jake Gethryn. Sono io? Sono il gestore, George Latourette. L'impiegato al ricevimento mi ha detto che mi cercava. E infatti, il sergente Fitz. Piacere. Piacere. Prego, si accomodi. No, non importa. C'è qualcosa che non va. No, no, è che ho parlato col signor Clay. Il vecchio Earl. Non le ha detto niente in merito? No, niente, o piuttosto sì. Il fatto è che è stato, ecco, Tom Ferley a dirmi che sareste venuti e io volevo accertarmi che foste a posto. Oh, stiamo benone. Il signor Clay afferma che lei è uno di coloro che hanno visto l'UFO quella notte. Beh, diciamo, cioè effettivamente qualcosa ho visto, però non sapevo cosa fosse finché non me l'hanno spiegato. Ma lei cosa ha visto? Una luminaria del cielo. Ho pensato a un aereo. Per luminaria intende due o tre luci o di più? Ah, sì, di più. Mi pare quattro. Ho portato fuori, come al solito, il cane di mia moglie. A un certo punto, chissà perché, mi è venuto di guardare in su. E ho visto queste quattro luci in movimento. Danzavano nel cielo in modo strano, quasi fossero stati fuochi d'artificio. Poi, a un tratto, una di quelle luci si è messa a fare una specie di scorribanda. Correvano, le dico come, davvero. E senza che si sentisse il minimo suono. È tutto? Sì, questo ho visto. Una di quelle luci si è mossa come se volesse atterrare? Non so, il cane aveva fatto i suoi bisogni e io me ne sono andato a letto. Già. E sa dirmi che ora era? Un po' dopo le 11. Come? Lei non partecipava al poker? Io non gioco a poker. Come gioco d'azzardo basta quest'albergo. Però mi pare che ora sia pieno zeppo. Sì, toccando legno. Purché duri. La ringrazio molto, signor Latourette. Grazie a lei, conti su di me. Anzi, se avete bisogno di qualcosa... Semmai la chiameremo. Bene, buonanotte. Notte. Buonanotte. Quattro UFO che fanno scorribande in cielo. Ma siccome il cane ha fatto i suoi bisogni, il brav'uomo se ne va a letto. La curiosità non mi pare che sia il suo punto debole. Io ho una fame da lupi. E lei, sergente? Io apprezzerei un rôti de veau au vin blanc. Non ripiegherebbe sul menu dell'Angel Bar? Per amor patrio.
Buonasera. Salve. La città si evolve. Scelto ciò che vuole. Due bistecche al sangue, pane e caffè. Una ben cotta. Due bistecche, una al sangue e una ben cotta. Posso chiederle se è accorto di amici? Faccia amicizia con lei e glielo chiede. Senta, in questa città, dopo cena cosa può fare un forestiero? Non lo so, non sono mai stata forestiera qui. Beh, mica male. Mi ha sistemato. Si prende la rivincita. Militare, non è affar mio, ma quella è la ragazza del principale. E col carattere che ha quello, la lascerei perdere. Mi spiego? Grazie dell'avvertimento. Che tipo di carattere ha il principale? È un cane che abbaia e che morde pure. Ehi, Polly! Vieni qui che ti do da mangiare. Fra poco viene la mamma. Allora, ti do il tuo piatto preferito? Hamburger gigante? Come va, amico? Nel pomeriggio era nella zona dove è atterrato l'UFO. Ti piacciono i dischi volanti? Non ti interessano, eh? Polly! Ciao. Hai finito di fare i compiti? Liu ti dà da mangiare? Hamburger gigante con doppia salsa. Bravo. Pronte le bistecche. Vengo. Ecco. Harriet! Vengo. Torno subito. Mi raccomando, Polly. Lo sai che non voglio che tu parli mentre mangi. Le mamme sono piene di pretese. Io ho l'impressione che tu non parli neanche quando non mangi. Salute, aviatori. Non vi ho visti entrare. Sono Barney Tomlinson, quello che provvede a riempire lo stomaco alla gente. Lui si chiama Fitz, io Gatlin. Lo so, in città non si parla che di voi. Ma perché mangiate al banco? Mettetevi comodi ad uno dei tavoli, la casa offre da bere. Guardi che... Harriet, porta i piatti dei signori al tavolo 1. Coraggio. Grazie. Prego. A me piace mettere la gente a suo agio. Il mio vecchio diceva, offri un bicchiere e ti sei fatto un cliente. So perché siete qui, sono a disposizione. Noi vorremmo sapere ciò che ha visto e sentito la notte che ha atterrato l'UFO. Ecco, io ho visto e sentito poco, più che altro ne ho subite le conseguenze. Mi trovavo nel magazzino sul retro a fare l'inventario del whisky rimasto, quando la baracca ha cominciato a ondeggiarmi intorno. Quel terremoto finisce, io corro fuori. Guardo in su, niente. Perché hai guardato in su? Eh? Ah, perché ho pensato a un aereo impazzito. Più che altro uno di quegli ordigni supersonici che voi altri collaudate sulle nostre teste. Non vedevo l'ora di poterlo raccontare a qualcuno l'indomani. Poi ho sentito l'avventura di Earl e ho capito tutto. Signori, sono venuto qua colpo sicuro. Gli stavo raccontando quel che ho visto. Soltanto una luce, no? E potevano essere i fari di un'automobile. Ne ho visti a migliaia di fari d'automobile. Quelli non lo erano. Ah, oh, lo sanno benissimo, Barney. Lo dicono solo per scrupolo. È il loro dovere, dico bene? Dice benissimo. È così. C'erano anche loro la partita di poker col signor Clay. Ogni martedì sera crollasse il mondo. E il poker fu interrotto prima che lei andasse nel suo magazzino e vedesse ciò che mi ha detto? Sì, certo, quello avvenne dopo. Io credo di sapere che cosa ha colpito il maggiore. Sono nato anch'io in un paese,
Le abitudini provinciali le conosco. E mi suona molto strano che una partita a carte venga interrotta alle 11 di sera. È nostra vecchia abitudine. Qua si sgobba e all'alba si è tutti in piedi. Chi altri giocava? Dove vuole arrivare, amico? Ah, sta calmo, Barney. E c'era Merrevich, quello delle ferramenta, il dottor Talbot, il Joe Dustin che vende le macchine, e Doug McGuire, un avvocato. Il che non cambia il fatto che il gioco sia cessato alle 11, signori. Sta bene. Maggiore, questa città non ha mai vissuto un momento simile. Vi abbiamo accolti con gioia quando siete arrivati. Eravamo ansiosi di collaborare con voi e col governo nell'ambito delle nostre forze. Ma se avete in mente di farci passare per stupidi o per bugiardi, non siete più i benvenuti fra noi, perché l'esperienza oltraterrena che ci è capitata è un patrimonio che intendiamo difendere con le unghie e con i denti. Il compito che ci hanno affidato non è di formulare giudizi. Sono stati esaminati finora più di 12.000 casi. Fra i tanti falsi c'è un 30% di incognito. Il nostro sforzo è quello di stabilire a quale categoria appartiene il vostro caso e nulla più. Se questo delude le vostre aspettative, me ne dispiace. Beh, io scappo. Ci vediamo. Il conto è a carico mio, ma non fatevi più rivedere. Il cibo vi sarebbe indigesto. E non altro da dirmi? Non mi piacciono i sottintesi, caro maggiore. Io non sono tenuto a rispondere alle sue domande. Devo continuare a vivere in questa città, vuol capirlo? Certo. Bene, buongiorno. Ho visto l'avvocato e il concessionario d'auto. Ripetono la stessa solfa. Il dottore altrettanto? Però con un certo disagio. Io ho sete. A pensarci bene anch'io. Soda? Sì, volentieri, grazie. Guardi. Un modello di F-104. Signorina? Prego. È in vendita questo? No, li fa mio fratello copiandoli dai modellini industriali. Davvero? Mm-hmm. Oh, sono fatti egregiamente e noi ce ne intendiamo. Scusi, eh? Niente. Harry, lei ha visto tutti quei cartelli di terreni in vendita fra l'abitato e il posto in cui l'UFO sarebbe atterrato? Sì, e so anche che Tom Farley lavora nel ramo immobiliare. Ma non è il proprietario dei terreni, l'ho saputo dal dottore. La padrona è una certa Liz Newton, che discende da una vecchia famiglia di qui. Newton? A detta di Clay è tra quelli che hanno visto l'UFO quella notte. Tutta gente che conta. In mezzo non c'è un operaio, non c'è un bambino, non c'è nessuno di modesta condizione. Tutti coloro che l'hanno visto qualcosa per aria, combinazione, fanno parte del ceto agiato. Sono dei notabili. È una prova conclusiva? No, se lo fosse li lascerei cuocere nel loro brodo e chi se ne infischia. E invece non ho la certezza. Ma cos'è stato? Non lo so. Mi dia i suoi occhiali. Thank you.
Così va un po' meglio. Come si sente, maggiore? Sfogarsi fa bene. Rallenti, per favore. Quello non è il cuoco del locale di Barney Tomlinson? Sì, mi pare. Buongiorno. Oh, salve, come va? Si tiene in forma? Il dottore mi ha ordinato molto moto e niente fumo. Ma io lo obbedisco a metà. La sera che ora smonta dal servizio? Sabato e domenica coprifuoco alle 2. Ma nella settimana a mezzanotte si chiude. Lei è quella cameriera, come si chiama? Harriet Ramirez. E rimangono fino a mezzanotte? Lei qualche volta anche dopo. Aspetta Barney, il perché ve l'ho detto. A mezzanotte di martedì scorso c'erano entrambi? Sì, penso di sì. Era un giorno come gli altri. La partita a poker nel retrobottega finì alle 11? Non vorrete mettermi nei pasticci voi due? Perché, scusi? Se Barney e la ragazza hanno parlato, io non posso dire diverso. Trovare lavoro è maledettamente difficile, specie la mia età. Allora, lo chiedo alla signora Ramirez. Dove abita? Non vi rispondo. Ora me ne vado. Telefono a Barney e gli dico che mi avete interrogato, ecco. Non abbia paura. Terremo la bocca chiusa. Sì, sì, questo lo dite adesso. Poi ve ne scordate e vi scappa. La troviamo nell'elenco telefonico. Scusi del disturbo. Può dirlo, ma so io come fare. Se sono io a informare Barney, è la prova che non sto con voi. Già. Perché si ferma? La Ramirez abita pressappoco dove è sceso l'UFO. Già, si può dire che sia atterrato nel suo cortile. Infatti. Ciao, come va? Ti chiami Polly, vero? Si è mangiato la lingua, scommetto. C'è la tua mamma? Dimmi un po', tu. Com'è che non sei a scuola? Ti hanno messo in castigo per qualcosa che hai fatto? Senti, Polly, martedì sera, dopo che sei andato a dormire, non ti ha svegliato uno strano rumore? E quando tua madre è arrivata non ti sei svegliato? Non ti ha detto niente, non ti ha riferito che il signor Tomlinson ha avuto una tremenda avventura? Si può sapere che diavolo ci fate qua? Ora infila in casa e chiudi la porta. Via subito da casa mia. Pensavamo fosse della signora Ramirez. È mia, invece, dal momento che l'ho pagata io. Che cosa siete venuti a fare? Vi avverto che in casa ho un fucile da caccia pronto per chi entra senza chiedere permesso. Vogliamo parlare con la signora Ramirez. Siete due contro uno. Se tocca un uomo che veste questo uniforme, se ne trova contro ben più di due. Se ne ricordi? Mi dispiace, signora, sarà per un'altra volta. No, il divieto vale per sempre. Mi chiedo dov'è il padre del bambino. Scommetto che se lo chieda anche lui. Fai il pieno, per favore. Subito. Visto che c'è... Salve. Buongiorno. Avete concluso niente? A proposito di che?
di ciò per cui siete venuti, il disco volante. Da parte sua non è certo venuto molto aiuto. Farebbe ancora in tempo, signor Pover. Io non sono un gran giornalista, ma ci sono cose di fronte a cui la mia coscienza professionale si ribella. Quali cose, per esempio? Mi hanno minacciato di levarmi la pubblicità dal giornale se faccio troppe domande. E a me non piace subire ricatti. Un buon giornalista conosce già le risposte, non ha bisogno di fare domande. Comunque, quali erano di troppo? Clay, ad esempio, abita a Elm Street, fuori città, verso ovest. Perché è andato a nord dopo la partita a poker? Lui cosa ha risposto? Che è vedovo e che va spesso a trovare una donna che sta da quelle parti. Ma dove, dice lui, non sta nessuna donna, ho fatto ricerche. Quali sono le altre domande? Il dottor Talbot lasciò il tavolo da gioco alle 10:15 per una chiamata urgente. Come può sapere a che ora finì la partita? C'è di più. Siamo in ascolto. La chiamata era della moglie di un allevatore che si era rotta una gamba. La fattoria in questione è a pochi passi dal luogo dell'atterraggio. Come mai il dottore non ha visto né sentito niente? C'è altro? L'avvocato non rientrò che all'una del mattino. Era ubriaco e mise in azione l'allarme antifurto. La sirena svegliò il vicinato. Non così l'UFO. Lo scrive sul giornale? No, non ancora. Voglio sapere tutto. È improbabile che qui le diano un premio di giornalismo, ma a mio parere se lo meriterebbe. Grazie. Se vi capita l'occasione, ricordatevene voi. Ci conti. Grazie. Scrive di nuovo a quella distinta signora di Chicago? Mm-hmm. Vincerà il premio Oscar della corrispondenza. È una carissima amica. Lei non ha un'amica che sia solo tale? Se non può essere di meglio. Paul è venuto qui? No, no, signora. Oh. E cosa c'è, signora Ramirez? Cos'è successo? Oh, Barney mi ha picchiata. Pole era presente e ha tentato di difendermi. Io l'ho mandato via perché Barney non picchiasse anche lui. Pole è scappato. Non riesco a trovarlo. Chiami la polizia. Già fatto. Signora Ramirez, perché pensava che fosse qui? Non posso dirglielo, mi dispiace. Guai a me se parlo. Il padre di Paul è sparito prima che lui nascesse. Io ho fatto del mio meglio per allevarlo. Pensa che mi piaccia la vita che faccio? Si aggiusterà tutto. Vedrà che lo trovano. Sì, ho scritto. È la base di Wright Patterson. Trovato il bambino? Ho preso nota di tutto. Chiama di nuovo se sai qualcosa di più. Ciao, grazie. Quando si dice che i muri hanno orecchi? Una piccola città industriosa. E la signora Ramirez? L'hanno ricoverata in ospedale, ma è già dimessa. Il laboratorio che dice? Quella foto è fasulla. Sì, che è un trucco, senza alcun dubbio. No. Lo sfondo è completamente nero, tutto buio, il che è già strano. Ma c'è di più. Il piccolo flash adoperato per questa fotografia illumina al massimo per 3 o 4 metri. Per illuminare a quel modo un corpo delle dimensioni descritteci, non basta in ogni caso un flash, ci vuole un gruppo elettrogeno. Ma questo il signor Clay non lo sapeva. Sono prove sufficienti? Ha fotografato un oggetto molto piccolo, allora. Su uno sfondo nero compatto. Riassumendo, l'illuminazione era debole, un piccolo flash. Ma dovrebbe aver consentito la foto di un simile mastodonte. Dolcis in fundo, sottoposta la foto al massimo ingrandimento, lo sfondo ha rivelato piccole pieghe, angolo sinistro in basso. Le pieghe di una stoffa? Suppongo che abbiamo la stessa cosa in mente. Credo anch'io, andiamo. È
Scusa un momento. L'altra volta tua sorella mi ha detto che sei tu che hai fatto quei modellini di aereo esposti fra i giocattoli. È vero. Li ho fatti io. E hai ancora quello fatto per il signor Clay? Sta zitto! Cosa volete? Condurre un'inchiesta ufficiale per conto dell'aviazione militare. Lei è il padre di questo ragazzo? Sì, il padre. Alan Cho. Mio figlio non ha fatto niente. Erkley giorni fa ha scattato una foto, la spaccia per la foto di un UFO atterrato qui. I nostri laboratori scientifici dell'Ohio hanno stabilito che non è vero. Ma cosa c'entra il mio Mark? La foto è una truffa e la truffa è un reato. La mia pazienza ha un limite. Fuori, là è la porta. Ciò che il maggiore intende è che noi non siamo forze di polizia, non arrestiamo le persone. Se però abbiamo le prove di un reato, come sarebbe la frode a danno del pubblico, è nostro dovere girare l'informazione all'autorità giudiziaria. Quanti anni hai? 18. Sei maggiorenne, puoi essere processato. Papà. Sì, ho capito. Fatemi pensare un attimo. Maggiore! Come capo di questa municipalità ordino a lei e al suo sergente di liberarci di una presenza sgradita lasciando la città oggi stesso. È appunto ciò che stiamo per fare. Ma i sospetti che abbiamo, che ci rendono sgraditi, dovrete affrontarli ugualmente. Il signor Ferri e i suoi amici, alcuni dei quali presenti, altri comunque noti, hanno deciso di consacrarsi al rilancio delle loro fortune. A tal fine hanno inventato una storia e compiuto un falso. È una bugia! Non può provarlo! Ho le prove, ma non servono. Signor Clay, ricorda il modellino di nave cosmica che ha fotografato? Tira a indovinare, non ci casco. Glielo mostro volentieri, allora. Mark! Signore e signori, il disco volante. Non sappiamo esattamente quando sia atterrato, ma sappiamo che nella fotografia aveva un panno nero per sfondo. Henshaw, sei pazzo o stupido? Non mi toccano i tuoi insulti, non volevo saperne io. Sergente Fitz. Questo è il conto del carrozziere per il montaggio di un parabrezza nuovo. Ma... Non so lei, ma io rimpiango il vento fra i capelli e la pioggia in faccia. Si fermi, Harry. Polly, come stai? Ma dov'eri? Cosa ti è capitato? Barney ha picchiato la mia mamma. Sì, lo sappiamo. Ma ora sta bene. Però è angosciata per la tua scomparsa. Barney dice un sacco di bugie. A chi? Alla mamma? A tutti quanti, anche a voi. A che proposito dice le bugie? Sulla macchina, quella scesa dal cielo. Lo abbiamo scoperto. In città lo sanno tutti ormai. Non è stato nel modo che ha detto il signor Clay. In un modo diverso? Solamente io l'ho visto. Polly, stai bene davvero? Non hai un po' di confusione in testa? Polly, raccontaci quello che hai visto. La mamma e Barney non vogliono. Ma lei lo dice solo perché ha paura. A me invece non fa più paura. Non è stato martedì scorso, ma 3 settimane fa. Il modellino richiedeva tempo. E non è stato di notte. È atterrato dove hanno detto loro. Ma era di pomeriggio, dopo la scuola. Io giocavo con l'aquilone. Ad un tratto l'aquilone si è bruciato. E io ho visto quella grossa macchina nel cielo.
Rispondi. Dimmi se ricevi questo. Dimmi se ricevi questo segnale. E questo lo ricevi? Ho assunto il vostro aspetto e convertito il vostro radiolinguaggio per risultare comprensibile a voi. Tu riesci a capirmi? Io vengo dal 17° pianeta di una stella che è a metà distanza dal centro della nostra galassia e dal vostro sole. Mi hanno mandato qui sul pianeta 3. Non capisci ciò che dico? Questo è il terzo pianeta dal vostro sole. Voi siete 3. Mi hanno inviato su 3 perché le nostre sonde hanno riscontrato una primitiva intelligenza. Tu riesci a capirmi? Tu non devi avere paura né di me né di coloro che dopo di me verranno qua su 3. Il nostro scopo è studiare se accerteremo che la vostra forma di vita ha la capacità di avere scambi con la nostra e con altre. Vi saranno ancora ulteriori contatti. Tu sei riuscito a capirmi? Andò via molto in fretta, come quando si scompare. Polly, che cosa hai provato nel vederlo ripartire? Un grande dolore. Voi non mi credete? Crediamo che tu abbia visto ciò che hai detto. Ma ora è meglio che ti riportiamo a casa. Non c'è bisogno, io conosco una scorciatoia. Va bene, Polly. Buona fortuna. E adesso? Cosa scriviamo nel rapporto? Non può essersi inventato particolari del genere o quel tipo di linguaggio. È troppo piccolo per esserne capace. Maggiore, non pretenderà che gli creda. No, io non pretendo che tu creda a niente.